L'importanza di avere un contratto di partenariato aziendale o dei patti parasociali quando collabori con altri tuoi colleghi o competitor con i quali però hai voluto contrattualizzare un singolo aspetto lavorativo o un singolo lancio. Racconto questa storia di un mio cliente che ha azienda dubaina, lui, entrambi risiedevano a Dubai, benché il mio cliente non era ancora iscritto AIRE e quindi formalmente risiedeva in Italia. Ebbene, cosa è capitato? Il suo partner in affari, dopo un po' di tempo che collaboravano ben insieme, riuscivano a guadagnare un bel po' di soldini, che cosa è accaduto? È accaduto che lui si è accorto che nottetempo andava sul CRM, o comunque dove condividevano soprattutto in questo caso il drive, dove condividevano gli incassi, e andava a modificare quelli che erano gli incassi, andava a togliere e soprattutto ne andava ad aggiungere a quelli che era la sua parte. Accortosene il mio cliente, gli ha chiesto spiegazioni e questo di per tutta risposta gli ha risposto picca, ha detto: no, io ti ho dato già troppo, quelli erano soldi che mi appartenevano. E poi lì c'era un'altra casistica importante, poi si doveva fare causa a Dubai perché l'azienda era dubaina, il suo collega risiedeva a Dubai, e andare a fare causa a Dubai significava una bella botta economica, perché lì gli avvocati non sono come in America, in Inghilterra vengono pagati ad ore, e solo per inviare una messa in mora, solo per analizzare i documenti ci vogliono almeno 500-1000 dollari, poi per inviare una messa in mora più o meno intorno ai 1000-1500 dollari. Le cause sono cause di centinaia di migliaia di dollari. Il punto è che questa persona, a parte gli errori fiscali di stare a Dubai senza essere iscritto all'AIRE, ma non aveva alcun tipo di contratto, era basato tutto sulla fiducia. Ma cari ragazzi, voi dovete capire che non esiste la fiducia nell'aspetto del business economico, soprattutto se non stai neanche con familiari, stai con persone conosciute, ma anche amici, ma non esiste la fiducia. Il contratto, il rapporto va contrattualizzato. Hai bisogno di un contratto di partenariato aziendale, un contratto di partnership, un patti parasociali se vi sono delle società. Qualsiasi cosa voi vogliate, bisogna contrattualizzare il rapporto lavorativo, perché poi accadono queste cose, accadono che quando avrete bisogno di un contratto, il contratto purtroppo non c'è e non lo potete retrodatare un contratto, quindi crearlo postumo e retrodatarlo. Si va nei casini, perché poi bisogna andare in giudizio e nel giudizio bisogna dimostrare tante cose, bisogna dimostrare gli accordi precontrattuali, in realtà il contratto non c'è proprio, quindi proprio gli accordi di lavoro. Il giudice vuole delle prove che magari non avete, perché sono delle chiacchiere telefoniche, messaggi WhatsApp cancellati, messaggistiche Telegram, peggio ancora, dove quando cancelli per tutti non puoi andare neanche a risalire al messaggio cancellato. Insomma, è una confusione incredibile. Poi tra l'altro, se vuoi andare a denunciare un residente estero in Italia, c'è tutta la complicazione del caso. È vero che l'email lo metterà in difficoltà, perché poi magari se tu sei residente in Italia e denunci una società estera nella misura del suo direttore o legale rappresentante pro tempore, potresti anche avere una condanna, però poi la devi andare ad eseguire nel luogo dove la sede legale della società estera è ubicata, e lì ci sono delle dispendiosità energetiche, temporali, ma anche economiche di non poco conto. Quindi non fate l'errore di non contrattualizzare i vostri rapporti. Voi avete la cattiva abitudine che per risparmiare 1000 euro, dopo andate a perdere 10, 20, 30, 40, 50 mila euro. Dovete essere intelligenti. Così come acquistate apparecchiature sofisticate per il vostro editing, video editing, video e quant'altro, idem dovete fare per la vostra attività, il vostro business. Il contratto non è un qualcosa che vi toglie i soldi dalla tasca, ma un qualcosa che ve li mette, una protezione, un'assicurazione sul vostro business. Prima lo capite, meglio è. Se di contratti che avete bisogno, non avete che da contattarmi. Ciao e ci vediamo al prossimo video.